Bentornati e bentornati. Prima di passare al tutorial, salutiamo. Ok, vado in ordine, poi alla fine ciao 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 ciao. Prima dico i nomi, cioè già perché sennò. Allora, tu fai così, io dico i nomi, tu fai così. Ok, partiamo. Alexandra 002, Barbie Fluffy Unicorn. Alexia Chiarelli 2006, Natalie e la sua mamma Giusy Gallucci, Kadia Calfalla, Barbie e le sue sorelle, Auri Girl, Martina Dattilia e Mario 807. Ciao, un bacione a tutte e Ciao! grazie che ci seguite e ci commentate sempre, 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 e anche agli altri che ci commentano. Hai visto la mia maglietta? Bene, oggi faremo la renna. Ieri ho fatto una slitta e oggi faremo la Io lo renna. faccio. Un attimo, mi dai la mano. Allora, per prima cosa dovete prendere un foglio. Io l'ho già fatto. E disegnate. Non prendete in giro, disegnate una tipo renna. O se no, Ah, non so se niente. finiamola dopo, va. O se no, la stampate da internet e tagliate Questa via. sì che non è. Cioè, se gli occhi e insomma la ritagliate attorno, via le cornine, via le zampe. Ok, vedete che io l'avevo già fatto, però io ho provato, vedete qua ci sono, ho provato a farla io. Ok, dopo prendete un cartone, matitina, forbicina, mettete sul cartone, Tu l'hai già fatto. sì, lo ricopiate e tagliate. Io ho già fatto, eccoli qua, ne ho fatti 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 7 e 8 allora 8. Adesso andremo a incollarli tutti uniti. Colla, incolla, colla, incolla, colla, incolla. Tutto deve venire unito così, un pezzo unico. Ok, procediamo con la colla. Ok, ora schiacciate un po' verso il becco. Becco, sì. No, becco. Il becco sono dei uccellini, Ah, tipo i cos'è che galli. c'ha? Il Il muso. muso, vabbè. Il muso. Un uccellino! Oh! Bene che Dai. vola, però. Ok, verso l'interno, schiacciato. Ora andiamo a fare un po' le cosce. Le cosce! Vedete? Allora, così, prendete la parte finale, Così? no? A Così? misura, vedete? Così. E ne fate due pezzi di qua e due pezzi di qua. Ok, le cosce ora andremo a incollare. Una. Colla. Ma dai. C'ho ancora la tosse. Aia, io ho ancora mal di schiena. Tu sei una vecchietta. E l'altra coscia. Ok, vedete? Così. E con le altre due dall'altra parte. Ora schiacciate bene, appiattite un po' la parte qua, la parte davanti, vedete? Solo questa. Dietro la lasciate così. Che deve fare. E anche dall'altra parte. Davanti, prendete la misura, no? Tagliate e fate triangolini così. Vedete, circa così. Mamma, mi Due. servono 11 carote. Ok. Fatto. Hai fatto? Sì, magari è finito. È Stesso finito! discorso. Lo prendo in giro. Stesso discorso di qua, appiattiamo i bordi qua. Bene, 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 bene. Ok. Solo i bordi, sia dietro, sia chi, che di chi.
tutti i bordi, bene, schiacciate. Voi schiacciate, prendiamo cartone, matita e forbice, pappagallo, facciamo un'altra volta due sagome e ritagliamo. Una volta fatte le due sagome, andiamo a incollarne una di qua e una di là. Allora, colla e facciamo presa bene all'interno qua, in mezzo, dove tra di questi due, schiacciamo bene bene, perché deve venire fuori la coscia, bella coscia, bella coscia, la coscia più grande, la coscia, capito? Colla, poi qua schiacciamo bene bene. Schiacciate. Non c'è la colla. Ci torniamo. Vedete? Ora prendete una striscia lunga e guarda che casino suona, e andate tutto attorno. Dovete coprire tutto bene attorno, così. Vedete? Tutto attorno. Cosa stai facendo? Oh, ma sei scema! Tutto attorno. E poi l'eccesso bisogna tagliarlo, ovvio, Un altro diamante, guarda! Sì, brava. Ok, tutto attorno lo incollate. E l'eccesso poi... Una volta messo tutto, e tagliato l'eccesso, andiamo a colorare la nostra renna di marrone. Una volta che abbiamo pitturato, lasciamo asciugare la nostra renna, facciamo il disegnino della zampa. Iniziamo da una zampa e andiamo col cartone, posizioniamo su, come al solito, tra le... e tagliamo. Comunque, avete capito? Ok, io ne ho già tagliati tre pezzi, vedete? Oh, zampa. Però ho fatto anche due pezzettini della coscia sopra, vedete? Che andremo a incollare. Allora, adesso incolliamo, prendiamo la zampa, incolliamo questo, la coscettina, poi prendiamo un'altra zampa intera, altro pezzettino di coscia, mezza coscia, questo qua, e l'altra zampa intera, e incolliamo tutto così. Deve venire praticamente la coscia, perché la coscia, ovvio, è più grossa della gamba sotto, della zampa. Ok, allora qua io direi che dietro farne un'altra uguale a questa, che stanno dritte, e poi andiamo a fare l'altra. Questo discorso per la zampa davanti, marrone come con le zampe dietro, vedete? Ok, e lasciamo qua. Madonna, c'ho tutta la colla nelle dita. Ora facciamo l'altra zampa, stesso procedimento, tre pezzi e nella coscia il pezzettino in mezzo, sempre uguale, Fate le quattro zampe. Andiamo a prendere quattro filetti di ferro, quelli dei sacchetti del gelo, li leviamo questo verde, ok, pieghiamo in due, lo inseriamo all'interno delle zampe, gli mettiamo la colla a caldo e dopo andremo a inserirlo nella renna, buchino e renna, via. Una cosa tipo goccia per la coda. Vedete la nostra renna? E andiamo ad attaccarla con la colla a caldo. Faccio prima perché sennò qua... Ok. Qua. Ok. Perfetto. Ora non ci resta che disegnare gli occhi
il nasino, finire di colorare e dopo faremo le corna. Abbiamo fatto i zoccoli e naso e occhi. So che fa schifo, fa schifo, non sembra neanche una renna, però oh amici, non ci lasciate per la renna, per favore, è bruttissima, non mi piace, non so neanche se pubblicarlo su video. Ora andremo, non so neanche dove messo, ok, le cornine andremo a colorarle e attaccarle con il filetto di ferro. Ok, le cornine le ho stampate dalla renna che avevo stampato, vabbè, ho messo bene, amici, da io la renna brutta vi salutiamo. Non ci abbandonate per una renna mongolina. Non la so fare. Ci ho provato. Vabbè, dai, dai. Prossimi tutorial vi dico già. Vestito di Babbo Natale. Vestito di Babba Natala. E il camino. Il camino di Barbie. Quindi, no. Poi, se volete qualcosa, scrivetemelo nei commenti e lo faccio, ci provo. Comunque voi provate a farla la renna, mandatemi la foto di come è venuta la vostra. La mia è una schifezza, squilla telefono. Quindi io vi saluto, vi do appuntamento a domani.